Siamo a Sega, frazione di Terragnolo, e volevamo stare un po' qui al fresco su questo torrente che in genere abbonda d'acqua, ma da quello che abbiamo visto acqua non ce n'è. Purtroppo questo è lo scenario di oggi, di questi tempi. L'acqua scarseggia e quindi ci accontenteremo di quello che troviamo ovviamente. Abbiamo i panini. Abbiamo qualche pizzetta, vediamo se riusciamo a trovare un pasticcino all'ombra e poi caleremo solo i piedi in acqua. O il panino o l'altro non si chiama. Ecco. Qui doveva essere pieno d'acqua e ora questa è la situa. Usa quella paletta di cartone per allontanarla. Carla, metti questo divanetto comodo lì sulla stoietta. Carla, prendi quel cartone e fai così, te la mandi via. No, perché si arrabbia. Va. Guardate qui, siamo proprio sul letto del fiume, del torrente, ma acqua non ce n'è. L'idea era quella di venire qui per fare un bagno, ma situazione improponibile. Sarebbe stato un posto anche molto 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 carino. Ti si asciugano in macchina da venire dietro. No, ti abitui, adesso io sono già abituato. Sì, come avete col corpo? Come avete col corpo? No, porca troia, che freddo! Porca troia! Ti abitui subito! Ti abitui quasi subito, No, 1, 2, 3!
troia! No, ma così ci stai veramente divinamente. Sì, quando la prendi... Quando la prendi... Mamma mia, starei qui tutto il giorno, tutto il giorno. Oh, è troppo bello. Brunelle. Leggiamo un attimo. La sorgente miracolosa, le cui acque si narra hanno proprietà curative, venivano usate dal quartier de dentro, biasi, zazzari, soldati in capo e campi, in caso di malattie. La gente del posto andava a recuperare quest'acqua curativa, denominata dai locali acqua santa, con bottiglie che poi venivano portate agli ammalati. Ma pensate un po', l'acqua miracolosa, adesso la beviamo, chissà che arrivi il miracolo. Rabbocchiamo subito, mettili fuori la bottiglia. Grazie. Eccolo qua. Un miracolo questo. Acqua miracolosa. Fresco e fresco. Voglio un miracolo stasera, vedrai come si deve fare. Non esagerare con quella che abbiamo scoperto. Che come tutte le cose che fanno bene, possono fare anche male. Durante la prima guerra mondiale, lungo il torrente Leno della frazione Sega, c'era una mulattiera che raggiungeva Malga Gubba per poi proseguire verso il confine con l'Italia nei pressi di Malga Borcola. Senti che freddo. È freddissimo qua. C'è il clima dentro. Oh, siamo fatti. Mi sono fatto la doccia. Eccoci qua. È stata una giornata bellissima e spero che il video vi sia piaciuto.